Allora, ditemi. Volevo sapere se ha già avuto modo di vedere Juncker e com'è andata questa prima tornata di incontri al G20, Presidente. Juncker, ci siamo incontrati questa mattina, abbiamo fatto una riunione tra alcuni esponenti dell'Unione Europea, tra alcuni leader, e nell'occasione ci siamo abbracciati, ci siamo salutati e ci siamo detti che, come già programmato, ci incontreremo adesso in una pausa dei lavori e continueremo la nostra interlocuzione. Le nostre azioni sono credibili e quindi stiamo lavorando anche adesso in queste ore a trovare un compromesso in modo credibile. Presidente, lei ha detto che il PIL crescerà, però se invece diciamo, la crescita dell'Italia dovesse essere più bassa, come l'Istat ha certificato per l'ultimo per il terzo trimestre, i conti del governo rischiano di saltare. Beh, al contrario direi, è chiaro che noi non cresciamo, se non cresce neppure la Germania non cresciamo neppure noi, ma questo è proprio il momento per invertire la rotta. E questa è la conferma, lo dico e l'ho già ripetuto, è la conferma per cui dobbiamo assolutamente fare una manovra di segno diverso, non possiamo andare in recessione, dobbiamo crescere, questa è una manovra ben costruita, stiamo limando un po' di cose e ovviamente vorremmo, io personalmente l'ho detto, vorrei rafforzare anche il piano degli investimenti, perché dobbiamo crescere. Senta, sul fronte internazionale lei ha parlato di un impegno ambientalista da parte dell'Italia di applicare l'accordo sul clima di Parigi, sul quale si è consumato lo strappo dell'amministrazione americana. Come si possono conciliare queste posizioni? Ha avuto modo di parlare con Trump di questo? Con il Presidente Trump ci siamo salutati, ma non c'è stata occasione di parlare ancora di questo. Stanno lavorando ovviamente il nostro staff. E ci confronteremo, poi adesso entreremo anche nel vivo del confronto sul cambiamento climatico. Confido che si possa arrivare a una soluzione compromissoria che non sia però arretrare rispetto all'accordo di Parigi. Lo stesso sul commercio? Sul commercio è un altro problema delicato, anche qui direi che stiamo limando un poco di dettagli. Io personalmente ho alcune difficoltà a ragionare di un commercio equo, anche che tenga conto dell'equità, nel segno dell'equità, come mi pare sia stato chiesto dagli Stati Uniti. Diciamo che anche su questo punto l'importante è salvaguardare un clima di dialogo, non possiamo arretrare perché, l'ho detto più volte, se inneschiamo anziché una soluzione di dialogo, multilateralismo in questo senso, un principio di coordinamento delle azioni. Se ci affidiamo invece alle iniziative protezionistiche dell'una parte, ci saranno reazioni, una spirale che non controlleremo più. L'Europa comunque è unita in questa riunione di coordinamento europeo, si è trovata unità o no? Sì, in questa riunione di coordinamento di questa mattina, che è stata preliminare, non è che abbiamo toccato tutto lo scibile, diciamo, dei vari punti controversi, abbiamo trovato unità su vari punti. Cosa sta succedendo con l'Egitto? Abbiamo sentito, insomma, il ministro Moavero ha convocato l'ambasciatore egiziano, c'è stata anche una replica piccata da parte del governo egiziano al presidente Fico che ha interrotto i rapporti. Cosa sta succedendo? Guardate, per quanto riguarda l'Egitto, io tutte le volte che ho incontrato Al-Sisi abbiamo sempre toccato questo punto e ci siamo sempre detti, e me l'ha ribadito, della sua determinazione a raggiungere la verità sul caso Regeni. Quindi abbiamo condiviso, diciamo, questa istanza e anche la necessità che si arrivi presto a una chiara, diciamo, un chiaro accertamento dei fatti. Ora, gli ultimi sviluppi sono qui, mi viene rappresentato che ci sono state queste determinazioni, evidentemente ci sono state delle novità per quanto riguarda, io non ho parlato, devo dire la verità, da qui con la Procura della Repubblica di Roma, quindi non appena rientrerò ci confronteremo e il governo assumerà le sue determinazioni. Su questo, anche alla luce di quanto sta accadendo tra Kiev e Mosca.
Ma io penso che, e spero che questo, su questo fronte si possa venire fuori da, questo, da questa crisi, perché non abbiamo bisogno di ulteriori crisi, abbiamo già gestiamo tante crisi in giro per il mondo, e questi ultimi fatti spero che si possano chiarire quanto prima, che i prigionieri possano essere rilasciati. L'Italia poi non è che cambia, diciamo, posizioni da un momento all'altro, però è chiaro che qui c'è necessità di qualche segnale, di qualche chiarimento da parte della Russia. More specific on trade, when right now we are discussing the communique, which are the sticky points? It's protectionism, a word that is going, we are going to see in the communique this year. I think that protection is not a solution for the fair trade, so we are working for multilateralism, and is our objective, and we will work for that. Presidente, visto che i rapporti con la Francia non sono propriamente idilliaci, con Macron c'è o ci sarà qualche incontro per vedere di stemperare le nostre differenze con i francesi? I rapporti con la Francia sono buoni nella sostanza. Poi se c'è stata in passato qualche dichiarazione dialettica, fa parte della politica, che è intesa anche in termini dialettici, se ragioniamo di espressioni verbali. Per quanto ovviamente parliamo di leader politici che rispondono a un certo elettorato, al proprio elettorale, quindi ci possono essere delle contrapposizioni, ma nella sostanza i rapporti con la Francia sono stati buoni, erano buoni ieri, sono buoni oggi. Lo dimostra anche il fatto del grande appoggio che abbiamo avuto dalla Francia, concretamente ad esempio per la conferenza di Palermo. La conferenza di Palermo, vi vorrei far notare, che è stata realizzata con pieno appoggio francese. Il ministro Le Drian ha dato, come già il presidente Macron, eravamo rimasti intesi in questo senso, ha dato un apporto significativo. Presidente, per tornare brevemente sulla manovra, l'Italia si può permettere a livello economico e di fiducia dei mercati una procedura di infrazione? Se lo può permettere, voglio dire, non è affatto auspicabile, più che altro, più che poterselo permettere. Non è auspicabile perché ovviamente la procedura di infrazione ci pone in difficoltà e sicuramente può creare, contribuire a creare fibrillazione dei mercati. È la ragione per cui non l'auspichiamo affatto e stiamo lavorando per evitarla, fermo restando che riteniamo di essere nel giusto. Si teoreva una soluzione entro l'ECOFIN del 17 dicembre? Scusi, mi hanno distratto. Si teoreva una soluzione entro l'ECOFIN del 17 dicembre? Un accordo con l'Europa per evitare la procedura di infrazione? Sono assolutamente fiducioso, sì, direi. Stiamo facendo dei passi avanti, stiamo lavorando in un clima molto proficuo, un clima molto operativo, costruttivo. Il che significa però cambiare appunto anche i numeri? Ma i numeri, guardate, l'ultima cosa, a parte che si può cambiare anche qualche lieve impostazione, i numeri rimangono quelli, ci sono tante varianti che stiamo considerando. Io l'ho detto, l'obiettivo è poter realizzare le riforme che per noi sono essenziali, sono passaggi qualificanti della nostra politica economica. Poi all'interno di quelle riforme, quello che si può variare, qualcosina, senz'altro stiamo lavorando per quello. Grazie.